Se vai vorreste vedere un video dove vi mostro tutte le mie magliette da calcio, i miei completini da calcio, scrivetelo qui sotto tramite un commento. Vi ricordate lo spezzone di questo video? Ecco, dopo quasi 3 mesi è il momento di svelarvi la mia collezione di magliette. Bene ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo importantissimo video, e soprattutto speciale video perché non ho mai fatto un video del genere e me lo richiedete da tantissimo tempo, dato che sapete che amo il calcio e amo collezionare magliette. Dopo un paio di mesi decido di accontentarvi tutti. Questo video uscirà sicuramente mentre sono in vacanza, quindi spero lo apprezziate. Vi chiedo di raggiungere i 5.000 mi piace. Fatelo se siete dei veri fan del calcio. Lasciate un bel pollice in su e adesso cominciamo. Non ho messo le maglie in base all'importanza, assolutamente no, dato che le ultime saranno della mia squadra del cuore, ma le ho messe in base... le ho messe quasi a caso, però hanno un po' di senso logico. Allora, vi avevo detto che avevo la maglietta dell'Espagnol. È vecchia, è rovinata purtroppo, però questa è la maglietta dell'Espagnol. Dovrebbe essere dell'anno... non lo so, sinceramente non mi ricordo, comunque penso del 2009-2008. Questa è la maglietta dell'Espagnol, purtroppo, la maglietta sono tutta originale ovviamente, purtroppo si è rovinata lavando la lavatrice, mio papà ha fatto un bel casino. Ovviamente con l'Espagnol ci abbiamo fatto una carriera, ma chi se la ricorda la carriera con l'Hertha Berlino? Questa maglia è molto più recente, dovrebbe essere del 2015 o 2014. Una maglietta che a me piace veramente tanto e comunque ci ha accompagnato l'Hertha Berlino per un periodo della mia carriera qui su YouTube. Una carriera che comunque forse in pochi ricorderanno, però per me è molto speciale. E ho ovviamente anche la maglia dell'Hertha Berlino. Eccola qua. Passiamo alla terza maglietta. Vi sto facendo vedere le magliette che più o meno già sapevate che io avessi. La terza maglia è ovviamente la maglia del Bayern Monaco. Eccomi qua, la maglia di quest'anno del Bayern Monaco. No, dello scorso anno, perché mia ragazza è nata a Monaco a inizio marzo, se non sbaglio, aprile, maggio, non mi ricordo. Sì, mi ha consigliato che è aprile perché si trova qua. Saluta. Ciao. Saluto un po' più... scusa. E dietro, invece di essere vuota come le altre mie magliette, perché la maggior parte sono senza nome e numero, questa ha il numero 10 e la scritta Dispa. Sì, eccola. Passiamo alla mia quarta maglia, maglia che avete già visto anche questa proprio nel video che anticipavo ovviamente ad inizio video, scusate il gioco di parole, è la maglia dell'Leicester, la maglia di Jamie Vardy. Ovviamente, anni fa, quando avevo circa 15-16 anni, sono andato in viaggio in Inghilterra e lì ho comprato parecchie magliette. La quinta maglietta è la maglia dello United del, non mi ricordo se era il 2006-2007 quando sono andato, non mi ricordo precisamente, con dietro niente. Scusate, perché l'altra che ha qualcosa è l'altra maglia dello United, che è la nostra sesta maglia, la sesta maglia della mia collezione. Se non erro, gli mancava qualche lettera allo store dove l'ho presa e non sono riuscito a mettere il mio nome o il mio cognome, quindi è rimasta col numero 9. Però è una maglietta che mi piace tanto. È vero che io comunque tifo più City che United, però io le maglie le tengo, ce le ho perché mi piace prendere, non tanto perché tifo per quella squadra, perché tra poco vedete delle maglie che non ha nessuno. Passiamo all'ottava maglia e... è una maglia particolarissima perché la maglia, la terza maglia del Newcastle di un paio di anni fa. Maglia davvero molto molto bella, è una delle, diciamo, anche mie maglie preferite perché è particolare e penso che non ce l'abbia quasi nessuno ovviamente. L'ottava maglia, di certo anche questa è una maglia che in pochi avranno, è la maglia dell'Olympiacos. Una maglia, anche questa, scusate la mettiamo di qua, una maglia secondo me molto molto carina. In Inghilterra non ho preso la maglia dell'Olympiacos, ma ho preso la nostra nona maglia, la mia nona maglia della collezione, che è la maglia del Blackburn Rovers, dei Blackburn Rovers ovviamente. Molto bella anche questa e se non sbaglio questa dovrebbe essere del 2010, quindi penso che anche le altre maglie inglesi siano del 2010. Siamo più o meno a metà maglie, quindi se non avete ancora fatto lasciate un bel pollice in su perché dobbiamo raggiungere i 5.000 mi piace, perché è una specie di speciale, possiamo dire, questo video, perché è una cosa che non ho mai fatto, è una cosa che spero apprezzerete in tantissimi, quindi lasciate un bel pollicione in su e commentate se vi piacciono le mie maglie. Ovviamente ditemi, magari fate una classifica di quelle che vi piacciono di più. Ah, e se avete qualche maglia anche voi, ovviamente scrivetelo qui sotto tramite un commento. La nostra decima maglia è la maglia del Paris Saint-Germain, la maglia di Zlatan Ibrahimovic, che adesso è andato allo United, quindi magari stacco il numero qua e lo metto là. Ovviamente sto scherzando, è una maglia che a cui tengo particolarmente perché arriva direttamente anche questa da Parigi, ovviamente non da Londra. Allora, ultima ma non per importanza, ultima maglia straniera,
E un'altra maglia che avranno in pochi. Siamo all'undicesima maglia ed è la maglia dell'IK Atene. Chi ce l'ha sta maglia? Nessuno, solo io posso averla. E a me piace un sacco proprio perché non ce l'ha nessuno. Ecco qui la mia ultima maglia di squadre straniere. Siamo alla mia dodicesima maglia. Ovviamente non vi faccio vedere prima quelle della mia squadra del cuore, perché ce n'è una anche italiana in quelle. Voglio farvi vedere le mie due maglie delle nazionali. Allora, di quelle straniere mi manca una maglia che purtroppo durante il trasloco non ho più trovato. Spero di ritrovare prima o poi, che è la maglia del Benfica. Se magari qualcuno di voi avesse visto una mia foto su un social, magari andando indietro di un paio magari anche di anni, se avrà visto quella foto con la mia maglia del Benfica, lo può scrivere qui sotto, perché appena la trovo comunque ve la faccio vedere. Allora, la prima maglia delle nazionali, avete anche forse intravista, è la maglia del Portogallo. Non è di Cristiano Ronaldo, è la maglia del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ma dietro, come nella maggior parte delle mie magliette, non c'è scritto niente. Quindi, maglia del Portogallo per me, senza nome e numero. Raga, mi ero sbagliato prima, ovviamente lo correggerò in qualche modo. La maglia numero 13 è di un'altra nazionale che mi piace tanto, ed è la maglia olandese, però a maniche lunghe, quindi per l'estate proprio improponibile, e secondo me comunque è una signor maglia, anche questa senza nome e numero. Ragazzi, stiamo arrivando alla fine di questo video. Ancora, se non avete ancora fatto, bel pollicione in su, perché adesso passiamo alle maglie italiane. La prima maglia che vi faccio vedere è la maglia dello scorso anno della Roma, ed è l'unica maglia che ho di una squadra italiana oltre quella del mio Palermo. La maglia della Roma dello scorso anno, anche questa senza nome e numero, anche se sinceramente il nome del pupone l'avrei messo volentieri. Questa è la 15ª maglia della mia collezione ed è una maglia ovviamente del mio Palermo. È la maglia di Stefano Sorrentino, che mi è stata inviata da lui, da casa sua, tramite posta, con il suo autografo. Maglia a cui tengo particolarmente tanto, anche se purtroppo Sorrentino è andato a Chievo, gli auguro comunque tutta la felicità del mondo. La 16ª maglia è sempre il mio Palermo. Terza maglia di 2-3 anni fa, adesso non ricordo. Comunque la maglia che mi è piaciuta subito l'ho dovuto prendere assolutamente. E prenderò sicuramente anche la terza maglia di quest'anno, che mi piace veramente tanto. Questa però senza nome e numero. Questa è una chicca, è la penultima maglia. È una maglia a cui tengo tanto perché mi è stata lanciata dal giocatore. Era la partita Empoli-Palermo e io ho una maglia indossata di Lafferty. Un attimo che si vede bene, ecco qua, Lafferty, ma è numero 18. Pensate che è ancora sporca, vediamo se mette a fuoco, dovrebbe vedersi, è ancora sporca. E Lafferty, se non sbaglio, in quella partita ha anche fatto gol. L'ultima maglia della mia collezione è questa, ed è una chicca. Chi ha guardato la carriera con Wycombe si ricorda di San Severino. Tanta roba, raga, voglio un pollicione enorme per quest'ultima maglia della mia collezione. Spero davvero che vi sia piaciuto questo video, davvero di cuore, perché ho preso tutte le maglie che avevo, mi manca quella del Benfica e forse ne mancherà anche qualcun'altra che purtroppo durante il trasloco ho perso, spero di no sinceramente, spero di ritrovarle e farvele vedere ancora magari in futuro, magari quando amplierò ancora la mia collezione delle maglie. Spero davvero col cuore che quindi vi sia piaciuto questo video, vi chiedo di raggiungere 5.000 mi piace, ve lo chiedo perché so che potete riuscirci. Tanti commenti qui sotto e tante condivisioni, voglio leggere i vostri commenti con le vostre maglie, quale vi piace più della mia, qual è la vostra preferita, scrivete tutto ciò che volete e soprattutto fatemi sapere se anche voi, come me, amate così tanto il calcio e anche ovviamente così tanto anche le maglie da calcio. Raga, tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione, sapete che sono in vacanza quindi dovete seguirmi per rimanere aggiornati anche su quello che sto facendo ovviamente durante questa mia vacanza. Non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale, io adesso vi mando un abbraccio enorme e noi ci vediamo domani o comunque nei prossimi giorni con un prossimo video.